Finto, stupido e inutile, queste sono le caratteristiche che si associano al wrestling, come sono sempre associate soprattutto in Italia, soprattutto dopo la fine del boom che c'è stata durante gli anni del 2000, dal 2005 al 2007 e che ha portato a una golden age del wrestling proprio in Italia. Ma dopo i fatti accaduti nel 2007 appunto con lo scandalo Benoit, c'è stato un allontanamento generale e una riconsiderazione della disciplina intera. Soprattutto per quanto riguarda il wrestling in sé, è stato chiamato finto, inutile, poiché il risultato era già predeterminato da prima. Ma l'obiettivo del wrestling non è quello di portare uno sport classico, ma è uno sport di intrattenimento, ovvero è uno spettacolo. È quello che due lottatori riescono a creare scontrandosi tra di loro e raccontando una storia che poi andrà avanti per tutto il match. Cosa è importante nel wrestling? Non è importante chi vince i match o comunque non è fondamentale per analizzare se un match è bello o meno, ma è il racconto che c'è dietro il match. Quello che i lottatori stanno cercando di trasmetterti con quel match, che può essere un classico Davide contro Golia, come abbiamo visto miliardi di volte, quel piccoletto che riesce dopo tanta fatica ad abbattere il gigante, o può essere un match tra due superuomini, che però comunque mi può raccontare una storia che mi fa appassionare a quello che sto guardando e mi fa seguire l'incontro con gli occhi incollati allo schermo. Cosa è importante nel wrestling? È importante la kayfabe, ad esempio, ovvero il personaggio che sta interpretando deve essere continuo, deve essere coerente con quello che ha sempre raccontato, sia a livello di parlato che a livello di movenze sul ring. Ed è importante anche saper vendere l'avversario. Cioè, tra i più grandi del wrestling ci sono persone che magari hanno vinto poco nella loro carriera, ma che erano specializzati nel valorizzare un avversario e nel mandarlo over, ovvero nel portarlo al successo, portarlo a uno status che gli consentisse di essere credibile come campione e che consentisse quindi all'intera storia di essere una storia che si poteva raccontare senza che questa venisse in qualche modo scoperta agli occhi soprattutto dei più piccoli che guardano la disciplina. Cosa ci vorrebbe? Ci vorrebbe una rivalutazione del wrestling vista la generale idea sbagliata di fondo che c'è nel giudicare questa disciplina che è molto bella, è fatta molto fisica, con performance che superano quasi i limiti umani. Abbiamo avuto nella storia casi di wrestler che hanno lottato con costole rotte, traumi cranici, hanno continuato a fare il loro lavoro senza indietreggiare di un minimo per mandare avanti lo spettacolo. Ed è ingiusto che comunque delle personalità del genere, degli atleti del genere, dei performer del genere, non vengano riconosciuti nella loro grandezza e nella loro bravura nel proprio sport.